Ciao, ciao amici, benvenuti, bentornati qua sul mio canale, sono Carletto e come sempre sono qui per regalarvi una delle mie recensioni pazze. Oggi siamo in ambito samurai e andiamo a vedere, vediamo cosa mi è arrivato dal Giappone. Vi ho già detto che è un samurai, andiamo a unboxarlo. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ah, la Special Color Edition di casa Bandai mi è arrivata del nostro mitico samurai. Lui è l'ultimo uscito, adesso mi pare ci sia in pre ne sia appena uscito un altro in preordine. Sembra fatta carina, guardate che bello il box, ha questa scritta veramente fatta bene. Mi piace un sacco e secondo me i Bandai in questa nuova versione sono una spanna avanti rispetto ai Sentinel. Lui è un Bandai Namco. Cavolo, mi piace proprio questo box e penso che loro sono tutti in metallo, come abbiamo visto anche i primi due usciti. Andrei quindi subito ad aprire, ad unboxare. Vediamo. Sapete ragazzi che io sono pazzo, super pazzo e che più pazzo non si può. Vediamo, mi piace un sacco questo mondo e per quello faccio le mie recensioni con passione. Allora, all'interno cosa abbiamo? Abbiamo, vedete, il solito librettino di istruzioni, vedete che ci dice come andare a montare sul samurai l'armatura. Abbiamo il suo sgabellino che ci permette di mettere l'armatura separata, vedete, dal samurai. E mi piace veramente, questo ragazzi è bello. Dai, poi non c'è nient'altro, quindi io cosa farei? Ve lo faccio vedere adesso bene nel dettaglio, prima tutte le parti dall'alto così e poi lo andiamo a montare, perché sembra veramente... fatto bene. Queste Special Color Edition di Bandai le hanno migliorate, solo nella prima praticamente la colorazione, se ricordate, nell'armatura bianca la colorazione non mi piaceva un granché perché era più color sabbia, però il verde fa la sua scena, eccoci, andiamo a vedere tutto da vicino. Vi dicevo il samurai verde, ragazzi, ma non vi dicevo Sami della Luce. Sono un fessacchiotto, questo è il nostro Sami. Guardate come hanno fatto bene il box. Il box mi piace particolarmente in questa Special Color Edition, che forse avevo anche, ho messo questa nella intro, è fatto veramente bene, ma è fatto soprattutto bene. Cavaliere, hanno migliorato, che anche un'altra cosa avevo messo, il problema delle anche. Questa qua l'avevo iniziata un po' cialtroneggiando e mi sono dimenticato le cose importanti. Comunque questo è quello che troviamo all'interno, come sempre ci fa vedere come andarlo a montare, vedete ragazzi. E poi troviamo due blisterini. Allora, in uno vedete ci sono queste parti qua, queste sono in metallo, la maggior parte in questa versione qua di parti sono in metallo. Adesso andiamo a aprire quello più importante, scusate se si sentirà un po' di disturbo, ma non rifaccio mai nulla. Vedete, finalmente qua sono andati a migliorare le anche. Guardate come è bello vederlo anche così da vicino. Guardate, hanno migliorato notevolmente, secondo me, dicono di no, ma anche i visi sono non tantissimo, ma in alcuni tratti mi sembrano migliorati. E poi la cosa bella di questa versione è che le parti, la maggior parte delle parti, come nei cavalieri, ragazzi, sono in metallo. La colorazione è stupenda, secondo me questo verde il nostro Sami l'hanno beccato, perché la colorazione c'è, fatto veramente bene. Prendiamo un pezzo a caso, questo qua ve lo faccio vedere subito, la parte qua sotto il ginocchio, guardate che bella colorazione, ragazzi, che hanno fatto, guardate che bella colorazione, mi piace parecchio. Quindi dai, adesso lo andiamo a montare, così ve lo faccio vedere anche montato da vicino. Allora, vi faccio vedere due o tre cose, ragazzi. Allora, gli elmi, siccome questa mi piace tantissimo, mi piace come hanno fatto
i volti, vi faccio vedere un secondo questo volto, che in realtà questo non mi fa impazzire, vedete? Questo non mi fa impazzire con la bocca aperta, ma come vedrete dopo quello là che c'è su da serioso mi piace un sacco. Questi due elmi non glieli metto adesso che gira, ragazzi. Io lo faccio vedere senza gli elmi, perché? Perché voglio fare una scenetta che mi piace. In realtà un elmo, questo qua completo, glielo vedremo poi dopo in mano. Vedete, vi voglio fare una bella scenetta, però giustamente ve li faccio vedere così. Allora, vi faccio vedere lo suo spadone che gliel'ho già montato, guardate che bello. Fatto bene, 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 bene. Anche gli agganci perfetti, ragazzi. Bandai non scherza. Adesso passiamo a vedere il samurai che ha quasi tutte le parti in questa linea, ragazzi, in metallo. Questa faccia mi piace un sacco, guardate qua. E per quello adesso lo vedremo girare così. Ho già messo le mani, vedete, diverse per farvi vedere la scenetta. Guardate che bella la colorazione. Proprio questo qua, ragazzi, secondo me è azzeccato. Guardate il simbolo. Vedete, della luce, perché lui è Sami della luce. Guardate, devo dire, veramente le parti dorate anche fatte bene. Mi piace tanto, mi piace tanto. Migliorato, fatto veramente bene questo nella versione special color. Questo qua è l'aggancio, li possiamo mettere, come sapete, anche lo spadone dietro. Guardate, fatto bene, 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 bene. Adesso lo vediamo girare in una posizione unica che vi voglio far vedere, che a me esalta, è come lo terrò in vetrina. E niente, lui è strapromosso, è fatto bene. E vi consiglio più questi Bandai Recolor rispetto ai Sentinel, ragazzi. A me, lo dico sempre, questi mi piacciono di più. Ragazzi, questa è la prima scenetta che vi volevo far vedere. Ma in realtà l'ho messo così perché mi piace un sacco in questa posizione, con l'elmo in mano, lo spadone gigante, vedete dietro, arco cane va fuori, l'inquadratura, devo allontanarmi. Arco cane, ho sbagliato l'inquadratura, no vabbè, fa niente ragazzi, tanto lo vedete poi quando va di lato e quando va praticamente all'indietro, il mega spadone. Comunque spettacolo, spettacolo, mi piace un sacco. Adesso andremo a tagliare ancora di più lo zoom perché andremo a tagliare ancora di più la spadone gigante perché mi piace particolarmente, andremo a zoomarlo, vediamo se riusciamo un pochettino. Zoomiamo in tre parti. Qua lo spadone è praticamente quasi completamente tagliato, ragazzi, però guardate che bello. E andremo adesso ancora più da vicino in un mezzo busto. Vediamo però se devo cambiare magari l'inquadratura. Vi voglio far vedere un mezzo busto. Tanto vediamo in un giretto così per intero anche se lo spadone quando gira di schiena è un po' tagliato. Guardate che bello. Però adesso andiamo ancora da più vicino e gli facciamo proprio mezzo busto. Così è come lo terrò in vetrina. Sono dovuto avvicinare ancora di più per farvi vedere il mezzo busto. Guardate che bello, ragazzi. Sami della luce, Bandai l'ha azzeccato, colore perfetto. Hanno migliorato secondo me un po' anche il viso, anche se un mio amico dice di no, che secondo lui è identico. A me forse perché cambia il materiale, mi sembra cambiare anche praticamente forse un pochettino l'espressione. Comunque tutto sommato lui è bello, è consigliato, come ho già detto, lo consiglio di più rispetto ai Sentinel che a me non fanno impazzire fondamentalmente per una cosa sola, perché a differenza dei Bandai i Sentinel sono tutti in PVC in plastica, mentre in Bandai è completamente, ha le parti dell'armatura quasi completamente d'acciaio e quindi è tutta secondo me un'altra cosa. Dai, andiamo quindi a concludere anche questa recensione. Amici, possiamo dire che il nostro Sami della Luce dai Samurai Trooper 5 Samurai di casa Bandai ha colto nel segno. Hanno risolto il problema delle anche, sono andati leggermente a migliorare i materiali e le verniciature e la colorazione, quindi non posso far altro che apprezzare questi Special Color Edition di casa Bandai che sono andati finalmente a risolvere quei piccoli problemi che avevano
i samurai nella precedente versione. Quindi loro sono consigliati secondo me anche più dei Sentinel, mi piacciono particolarmente e guardate, veramente sono fatti veramente secondo me bene 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 bene, il dettaglio c'è, la verniciatura anche, il colore anche, quindi questi secondo me vincono il confronto, questi qua per ora sono i migliori, mi piacciono veramente veramente tanto. Saluto al Carletto, mi raccomando sempre i like, metteteli questi like ai video, attivate la campanellina così vi arrivano le notifiche, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima recensione e al prossimo Samurai.